moderatore, moderatrice di questa tavola rotonda. Il dottor Carbucci. Dottor Carbucci. Carbucci. Max Carbucci. Max Carbucci. Volevo darvi anche una notizia. Noi da oggi potremmo fare anche una sorta di comitato che si occupa non soltanto di, perché la dottoressa si occupa di igiene e salute, ma potremmo fare una sorta di gruppo di lavoro che ognuno per ognuno per la propria esperienza, per la propria capacità in alcuni settori, per vedere di collaborare, di dare anche dei suggerimenti al ministro, a coloro i quali lavorano all'interno del ministero, per poter cercare di indirizzare o di aiutare coloro i quali lavorano in questo settore. Questa sorta di comitato, di gruppo di lavoro, deve essere, a mio giudizio, costituito di persone che hanno voglia veramente di lavorare sul progetto, perché molte volte abbiamo fatto gruppi di lavoro e poi non sono approdati a niente, sono approdati a uno o due incontri e poi per una serie di motivazioni si sono un po' liquefatti. E allora vediamo chi è disponibile per la competenza del settore. Noi dovremmo vedere anche di portare avanti quel tipo di ragionamento che allora avevamo iniziato, che tu dovevi preparare una sorta di opuscolo poi pubblicarlo, però non è andato in porto. Quell'opuscolo dobbiamo cercare di migliorarlo il più possibile e di dare anche una validità scientifica a tutto quello che noi sostenevamo e sosteniamo e continueremo a sostenere nel campo delle medicine non convenzionali, in modo particolare sull'integrativo. Io ritengo che ci siano anche dei bravi avvocati giovani all'interno di questa sala che potrebbero essere, non dico utilizzati, ma coinvolti in un progetto anche per vedere sotto il profilo legale tutto quello che sono andiamo a discutere. Oltre all'avvocato Burcini c'è un altro avvocato brillante, la dottoressa, che è qui presente con noi, e allora la invitiamo sin d'ora a far parte di questo gruppo di lavoro, che dovrebbe essere un gruppo di lavoro, utilizziamo anche la stessa parola che utilizziamo per le medicine integrative, integrativo, fra esperti nel settore legale e delle conoscenze della giurisprudenza ed esperti nel campo dell'igiene e sanità. Prego, dottore, però ora sei tu come mediatrice. Io non faccio più niente, vengo grazie solo per concludere. Vengo al posto buco. Buongiorno a tutti, Massimo Carbucci, io sono medico, ma essenzialmente la mia ragione di vita è quella di essere un fisico nucleare. Quindi ringrazio il senatore Scilipoti che ha avuto fiducia nel conferirmi questo gradito incarico di intervenire in questo convegno. Ovviamente io posso dare solo un contributo epistemologico, nel senso voglio dire, venire qui a fare lezione universitaria sui cannabinoidi nemmeno mi si confà, insomma, perché venire qui a dire le formule chimiche di un cannabinoide, venire qui a fare una sorta di lezione universitaria potrebbe essere inconcludente, sebbene qualificante, ovviamente. Mentre il senso della mia presenza potrebbe essere di dare proprio un contributo epistemologico, far capire alcune cose importanti su certi concetti importanti, perché una cosa su cui riflettevo, che fin tanto che non mi era stata posta questo incarico di venire qua, non mi ero mai occupato del sistema cannabinoide. Mi sono accorto, per esempio, che un concetto importante è capire che noi nel nostro sistema nervoso centrale abbiamo i recettori per i cannabinoidi. Questo mi ha fatto riflettere un pochino che ci fossero i recettori. Cioè abbiamo il sistema GABAergico e il sistema cannabinergico, che sono contrapposti come lo è il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Questo può sembrare che in fondo apre una chiave di lettura. Oggi c'è una materia che sta prendendo piede che si chiama psico-neuro-immuno-endocrinologia. E io sono stato sempre attento alle cose rivoluzionarie
Però solo riflettere, perché quando ci rifletti sulle cose ci arrivi a capire l'importanza. I due sistemi, il sistema simpatico e parasimpatico, il freno e l'acceleratore, il sistema GABAergico e cannabinergico. La vita è fatta di freno e di acceleratore. In Formula 1 si vince perché se uno frena bene, fa funzionare bene i due sistemi. E quindi questo deve indurre a fare alcune considerazioni di cui io avevo preso nota perché c'è un collega che ha destato la mia attenzione, Raffaele Cavaliere, che ha posto l'attenzione su quanto è importante l'aspetto psicologico. Oggi uno dei motivi per cui il medico è diventato disumano è più che altro un burocrate, è diventato proprio perché non tiene conto di quello che fa la differenza tra avere attenzione della persona davanti e non averla. Insomma, l'aspetto psicologico viene disatteso. Ve lo dico da fisico perché viene disatteso. Quando si parla di aspetto psicologico, si pensa che sia qualcosa di inconcreto. I fisici distinguono tra le cose che si toccano e tra gli aspetti psicologici. E loro dicono: noi siamo fisici, siamo persone serie perché ci occupiamo delle cose che si toccano. Chi si occupa degli aspetti psicologici, bah, non è tanto concreto. Invece credo che fondamentalmente, insomma, la vita delle persone, infine, la cosa più importante è l'aspetto psicologico della vita. Vi voglio parlare di una cosa, uno spunto di riflessione. In una clinica americana di Denver, in Colorado, i neurochirurghi, sono un po' fuori tema, però ve lo dico perché Lontano dal microfono. si sente troppo. Sì, bravo, così si sente meglio. Sono fuori tema questa cosa, però ve la voglio dire per farvi capire. Interessante. È una cosa, credo che sia uno spunto di riflessione. Veramente importante che se uno fa il medico e si accorge che funziona la vita così, ci pensa un attimo. Dei neurochirurghi avevano messo a punto un intervento particolare per cercare di curare il morbo di Parkinson, uno dei sintomi, dei cortei sintomatologici più importanti, il tremore. Come facciamo a curare il tremore? Una craniotomia, entriamo nei nuclei della base e con un intervento chirurgico, sì, il tremore, si assisteva a una remissione. Un chirurgo molto più versato alle riflessioni che ha fatto, dice: è troppo rischioso fare la craniotomia, facciamo finta di farla, facciamo finta di fare la craniotomia. Lo sapete che i pazienti trattati con la craniotomia finta praticamente guarivano dal tumore lo stesso, dal tremore guarivano lo stesso, non c'era bisogno di fare la craniotomia, no? Quindi questo significa che questa parola pensiero è che il pensiero è quello che può cambiare l'atteggiamento di fronte alla malattia, perché sapete, in patologia si parla di eziopatogenesi. L'ezio è il fattore eziologico, la patogenesi è il modo in con cui il fattore eziologico diventa patogeno. Quindi, prendendo spunto da un esempio di botanica, due alberi aggrediti dall'agente eziologico, da un parassita. Uno dei due si ammala e l'altro no.
Dice l'agente eziologico è perché uno si ammala? Perché uno se lo attira e se lo attira in modo patogeno, l'altro invece al contrario lo respinge. Pensiero quindi non è una cosa tanto, tanto, tanto inconcludente nelle questioni scientifiche. Io voglio dirvi una cosa perché per me è irresistibile dirvela. Voi avrete sentito suonare tutti i telegiornali l'altro anno, il 6 luglio, il CERN di Ginevra, ci avete presente il CERN di Ginevra? Ce l'avete presente? Perché aveva suonato il telegiornale? Perché dicevano di aver scoperto l'origine della materia. Io sarei Peter Higgs, quello povero italiano, perché le teorie erano quella dell'italiano povero sul vuoto quantomeccanico e quella dell'inglese Peter Higgs sul bosone di Higgs, ovviamente. Sapete dov'è l'inghippo? L'inghippo sta nel fatto che la fisica, infatti, dopo aver annunciato la scoperta con beneficio di conferma, no? Ancora non è una scoperta, non sono tanto sicuri, ovviamente non hanno scoperto niente. No? Sapete perché? Perché l'altro bosone che manca all'appello nel modello standard è il bosone gravitone. Il bosone delle onde gravitazionali. La fisica è convinta, insomma, che le onde gravitazionali sono la ragione per cui gira il sistema solare, per cui tutto. Sapete cosa potrebbe essere invece la gravità? Qualcosa di cambia la vita di chi si occupa di psicologia, se sarà davvero così. La gravità è pensiero. Il pensiero, questa cosa astratta per cui un albero si ammala e l'altro no, è veramente la ragione, però attenzione, ho detto albero, l'albero ce l'ha il cervello, l'albero c'ha il sistema vegetativo, l'albero c'ha il sistema vegetativo, non c'ha il cervello. È proprio qui il punto cruciale, appunto ci riporta su quella cosa che mi aveva destato tanta attenzione sul sistema simpatico, parasimpatico e cannabinoide e GABAergico. La cosa veramente notevole del pensiero non è tanto quello razionale del cervello, quello del sistema nervoso centrale, quanto quel pensiero generato da quel paio di milioni di neuroni che abbiamo dentro la pancia, quelli del cervello sono miliardi, quelli dentro la pancia sono solo 2 milioni, un pochino di tipo simpatico, l'adrenalina, l'altro di tipo parasimpatico, l'acetilcolina. Insomma, questo per aprire un orizzonte veramente incredibile. Se il pensiero fosse davvero questo, beh, la psiconeuroimmunoendocrinologia credo che avrà molto successo. E quindi l'argomento di cui stiamo parlando oggi, io in maniera molto incompetente, forse un giorno diventerà molto interessante, co come queste sostanze, anche gli oppiacei, no? Cioè, noi abbiamo le endorfine, e che sono già prodotte dall'organismo. Insomma, lo spunto di riflessione è questo, che alla fine da fuori non c'è da andare a prendere niente, vabbè, i cannabinoidi si estraggono dalla canapa indiana, insomma, però ne potremmo fare benissimo a meno nel momento in cui ci accorgessimo che già tutto quello che ci serve ce lo produce il nostro sistema, perché appunto il sistema dei cannabinoidi ha dei recettori, il meccanismo d'azione chimico è semplicissimo, perché ci sono due tipi di recettori. Ci sono i recettori cosiddetti CB1 che stanno distribuiti nel sistema nervoso centrale.
E quindi appunto ve l'ho detto, quel sistema nervoso centrale che noi pensavamo che fosse tanto importante nella parola pensiero. Poi ci sono i CB2 che sono distribuiti, sapete dove? Nel sistema linfatico, che a sua volta è distribuito nella pancia, insomma. Quindi veramente è molto interessante. E io, dopo questo spunto di riflessione, credo che mi metterò a studiare neuropsicoendocrinologia, insomma, pure un po' l'immunologia. E che dire? Io se aggiungessi altre cose sarebbero solo considerazioni mie sull'opportunità, appunto, di non fare i medici. Di non continuare a fare i medici in maniera burocratizzata, in maniera. L'errore, sapete qual è? L'errore della medicina è quello di pensare che siamo onnipotenti, che oggi la medicina è onnipotente, infallibile, uguale per tutti, e soprattutto la medicina noi pensiamo che sia applicabile come un teorema matematico. Io invito a riflettere sulla possibilità invece che la medicina non è una scienza, non è una scienza la medicina, è molto di più, è molto di più, è un'arte. Allora, siccome io una volta quando ero fisico, insomma, ci credevo ancora e ci credevo che saremmo arrivati alla verità, invece al CERN di Ginevra hanno preferito la convenienza, no? Perché si oscilla tra verità e convenienza. Io a 23 anni pensavo che la scienza avrebbe preso la strada della verità, poi mi sono accorto che la convenienza, appunto, come diceva la parola stessa, è più conveniente. Dunque, quindi io, siccome lo so che la fisica che è sedicente insieme alla matematica è sedicente scienza esatta, siccome io lo so che la fisica non è una scienza esatta, so che la matematica pure non è una scienza esatta perché so persino qual è il problema della matematica in questo momento. Ci manca una cosa molto importante in matematica per fare i calcoli esatti. Quindi, se non è esatta la fisica, non è esatta la matematica, e credeteci che è così, pensate se può essere esatta la medicina. La medicina non è una scienza esatta, è un'arte, però finisce per essere più dignitosa della scienza esatta, purché sia professata da un artista, perché se la medicina è un'arte e chi la professa pensa di essere uno scienziato, alla fine i risultati sono quelli deludenti che vediamo, no? Scusa, approfitto per fare un commento, non so come ci siete rimasti voi con la notizia di Angelina Jolie che si è fatta fare la mastectomia totale per prevenire il cancro. Insomma, capito, no? Allora ci facciamo levare lo stomaco, perché non ci facciamo levare il cervello? Insomma, voglio dire, stiamo andando pericolosamente verso un abbrivio scientistico che può essere davvero allarmante. Quindi io, dato che le quattro cose che vi posso dire sono solo considerazioni mie personali, colgo l'occasione, ho superato il tempo. Beh, la considerazione è questa: umiltà. E rendersi conto che bisogna fare gli artisti, non gli scienziati, per aiutare la gente. Ok? Grazie della vostra attenzione. Ringraziamo Massimo Corbucci e adesso passiamo la parola alla dottoressa Federica Ramulli, le cause psicoemotive che inducono all'uso e all'abuso della cannabis. Allora, sicuramente attiveremo il computer, aspettiamo che il tecnico sia disponibile, perché visto che è andato via. Sì, era fuori lì sulla vetrinetta che è andato via, adesso lo attiveremo. Allora, io parlo in qualità di psicologa, nonché docente all'interno dell'Istituto Universitario di Ricerca Scientifica Santa Rita.
Questo istituto, diretto, condotto appunto dal professor Raffaele San Marco, che abbiamo qui in aula, che parlerà subito dopo di me, sono state condotte delle ricerche anche in ambito della cannabis, cioè della tematica di oggi. Le ricerche sono tante, però quello che riguarda la cannabis di oggi, noi ci siamo soffermati nello studiare quelle che sono le cause psicoemotive che coinvolgono i ragazzi, ovvero cioè quali sono le cause che spingono i ragazzi, soprattutto dai 15 ai 19 anni, a fare uso, ecco il tecnico, uso e abuso di questa sostanza psicoattiva. Questo è il titolo. Quello che ci ha spinto a studiare le cause, ovviamente riguarda la nostra professione, ma soprattutto gli effetti che abbiamo visto sui ragazzi che fanno uso e abuso della cannabis. Gli effetti, in parte, ce ne ha parlato appunto la dottoressa Pittello, dove appunto ha riportato una grande rassegna scientifica sulla sull'unione, sul collegamento tra uso di cannabis e soprattutto stati depressivi, stati schizofrenici, stati psicotici. Effetti ce ne sono tanti. E allora poi noi ci siamo anche documentati, come giusto che sia, confrontandoci con quelli che sono stati gli studi sull'Osservatorio Europeo, gli studi del Dipartimento di Politiche Antidroga del Consiglio dei Ministri, e siamo giunti alla conclusione che percentuali ce ne sono tantissime, dati statistici ce ne sono tantissimi che appunto parlano di quali sono gli effetti della cannabis e soprattutto il numero delle persone, soprattutto giovani, che fanno abuso di cannabis. Però siamo arrivati anche ad una conclusione un po' più umana, dicendo che non è soltanto importante fare numeri, riportare dati che possano essere raccolti in un archivio e dimostrare scientificamente che la cannabis ha degli effetti negativi e che tante persone, sempre di più nell'ultimo anno, ne fanno abuso. Ma umanamente parlando, ci siamo detti, in quanto psicologi, che ne basta vedere uno di ragazzo che fa abuso di cannabis e gli effetti che ha sul suo cervello, gli effetti che ha sulle sue capacità psicomotorie, percettive, visive, sui disturbi dell'attenzione. Quindi alla fine, siccome il nostro obiettivo non è soltanto quello di fare scienza, non è soltanto quello di fare ricerca, ma soprattutto essere pronti a una politica che possa essere preventiva, a una teorizzazione che possa essere preventiva, noi abbiamo bisogno di capire che 1 o 100 sono la stessa cosa, stiamo parlando di persone, e che quindi un effetto che ha su una persona lo moltiplichiamo per 10, per 100, per 1000, ecco che gli effetti negativi della cannabis semplicemente si moltiplicano. Allora quello che può essere il difetto a cui incorre un ragazzo, cioè quello di avere ridotte capacità emotive, psicologiche, psicomotorie, ecco, lo dobbiamo moltiplicare per 100. E allora sì che si ritrova una società che è malata, una società che ha bisogno di aiuto. Invece quello che è il nostro intento dell'Istituto Universitario di Ricerca Scientifica è quello di proporre invece una tematica di prevenzione e non soltanto una tematica curativa. Andiamo a vedere brevemente, noi comunque abbiamo dovuto riportare una rassegna scientifica, e allora abbiamo constatato dall'Osservatorio Europeo, soprattutto riprendendo la relazione europea sulle droghe del 2013, tendenze e sviluppi, che è stata illustrata da Danilo Ballotta, che è il responsabile del settore coordinamento istituzionale dell'Osservatorio Europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Emerge che il consumo di cannabis nel solo biennio 2011-2012 rimane alto rispetto agli altri standard storici. In particolare sono stati 77 milioni gli adulti che soltanto nel biennio 2011-2012 hanno fatto uso di cannabis. Circa 2 milioni e mezzo di giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni, nell'ultimo anno, e si parla del 2012. Secondo alcuni dati preliminari,
nazionali del 2013 elaborati dal Dipartimento appunto politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il consumo di cannabis diminuisce tra la popolazione in generale, però aumenta, anche se l'aumento è un po' contenuto, tra gli adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Fattori di vulnerabilità. Allora, cosa è scaturito da questa indagine? Che dall'indagine italiana condotta su un campione di 45.000 studenti risulta che il 21,43% ha fatto uso almeno una volta di cannabis negli ultimi 12 mesi, con una crescita di 2 punti percentuali rispetto all'anno precedente, ovvero 19,14 nel 2012. E secondo studi diversi, i fattori predittivi di vulnerabilità, cioè che predispongono un ragazzo all'uso di cannabis o di altre sostanze psicoattive, che porterebbero gli adolescenti a fare uso di cannabis, sono sia fattori individuali, e quindi propri della persona, che li andiamo a vedere adesso, e sia fattori sociali, perché una persona si chiama tale perché fa parte di un sistema sociale, quindi non possiamo separare l'uomo dall'ambiente in cui vive. Quindi sia fattori individuali propri della persona, sia fattori sociali influiscono inevitabilmente, intrinsecandosi tra di loro, nell'uso o abuso di sostanze stupefacenti. Tra i fattori individuali predittivi ritroviamo ovviamente una vulnerabilità a sviluppare dipendenza, e questi sono casi soggettivi in cui una persona, e vedremo in particolare con il professor San Marco, ha una caratteristica di personalità, ha un tratto tipico di personalità, e ci sono persone che sono più forti, inevitabilmente, parlo con un linguaggio un po' più semplice, sono persone forti che sono autoattributive, cioè che fanno di se stessi il punto di forza della loro vita. Ci sono altre persone invece, un'altra categoria di personalità, che invece ricercano all'esterno un punto fermo, un punto di forza, e questo li rende molto vulnerabili alla dipendenza, che sia dipendenza affettiva, che sia dipendenza da uso di farmaci, da uso di sostanze stupefacenti, è la stessa identica cosa, perché partiamo dal principio che la persona è soggetta a una sviluppare dipendenza. Un altro fattore predittivo, esordio di disturbi psicoemotivi, come ansia e depressione, di cui ci ha parlato largamente la dottoressa. Un altro fattore predittivo è l'esordio di disturbi psicotici, dove è stato riscontrato che è vero, effettivamente, persone che già, in cui già si riscontrano degli esordi di disturbi psicotici fanno più facilmente uso e abuso di sostanze psicoattive, in modo tale da sopperire a questa loro difficoltà. Però vedremo anche che la cannabis, in particolare perché questa è la tematica, l'uso di cannabis porta a un'amplificazione di questi stessi stati psicoattivi, psicotici. Quindi da una parte è una causa, dall'altra parte è un effetto di disturbo psicotico. Quarto punto è proprio le problematiche affettive all'interno della famiglia. In una famiglia che in questo ultimo periodo soprattutto si nota come si va a disgregare, quindi si sta perdendo come valore, ecco, la famiglia perde il suo punto di riferimento, il ragazzo perde il suo punto di riferimento nella famiglia, in famiglie disgregate. Però tuttavia ci sono anche casi in cui la famiglia è unita, nel senso che i genitori sono insieme, ma non c'è armonia nella famiglia, e quindi inevitabilmente questo sviluppa problematiche affettive negli adolescenti. E allora poi nasce il problema di capire se è meglio trovare una situazione in cui ci sono due genitori separati ma felici, o due genitori che sono insieme ma comunque creano tensione all'interno della famiglia. Un quinto punto, fattore individuale predittivo, è problematiche di rendimento scolastico, ovvero ragazzi che dimostrano di non essere in grado, di non essere capaci, di non volere sostenere un rendimento scolastico accettabile. Non stiamo parlando di una media dell'8 o del 9 a scuola, ma stiamo parlando di una sufficienza, no? Quando ci troviamo di fronte a ragazzi che non riescono nell'ambito scolastico, questo è un fattore
uno dei tanti fattori predittivi che possono portare il ragazzo a far uso di sostanze. E vedremo anche dopo il perché questa sostanza può dare, da una parte c'è la credenza che può dare un supporto, un aiuto nel rendimento scolastico, dall'altra parte per altre tipologie di personalità vedremo che l'uso di sostanze serve per sopperire alla sofferenza che prova il ragazzo. Sesto punto, difficoltà di integrazione nel gruppo dei pari, e questo è chiarissimo. Difficoltà emotive, psicologiche, vengono sopperite dall'uso di sostanze. Anche l'assenza di stimoli appaganti è una ricerca del piacere, una ricerca della curiosità, per svago. Anche questo è una motivazione che porta i ragazzi a provare, almeno per la prima volta, l'uso della cannabis. Ottavo punto riscontrato, ovviamente, la facilità e l'opportunità di approvvigionamento, cioè una disponibilità della sostanza sul territorio nazionale, nel quartiere, vicino casa, dietro l'angolo. Più c'è disponibilità della sostanza, come quando troviamo il cibo a ogni angolo della strada, noi siamo più invitati a mangiare, a nutrirci, anche se non avessimo la necessità, anche se non abbiamo fame, noi siamo invogliati a mangiare. E la stessa cosa è per altri tipi di sostanze. Più c'è disponibilità sul territorio, più i ragazzi sono invogliati, incuriositi dall'utilizzo di queste stesse sostanze. E ovviamente non è da poco il benessere economico. Avere disponibilità economica permette al ragazzo l'acquisto di queste sostanze. Passiamo ai fattori sociali predittivi, quindi l'uomo all'interno della società, perché sono due i fattori fondamentali che possono indurre un ragazzo a fare uso di sostanze. Uno è la falsa credenza mediatica che la cannabis non abbia effetti tossicologici e negativi per la salute. E adesso lo vediamo. Secondo punto invece è accettabilità della cannabis a livello sociale e quindi una minima disapprovazione. Vediamoli entrambi. Falsa credenza mediatica. Mediatica perché è su larga scala. La credenza che la cannabis sia una droga leggera è una falsa credenza. Intanto perché scientificamente non c'è una distinzione tra droga pesante o droga leggera. C'è la droga. La droga leggera sono degli aggettivi che sono stati aggiunti che dovrebbero dare l'idea della gravità che porta all'utilizzo di queste sostanze, ma porta anche a una falsa percezione della tossicità di queste sostanze. Perché droga leggera è una falsa credenza? Perché comunque la cannabis è una sostanza psicoattiva, ovvero altera il normale equilibrio psicofisico dell'essere umano. E questo è indiscutibile, lo riportano dati scientifici in ambito medico, clinico, psicologico. D'altra parte, le lobby purtroppo portano a utilizzare tecnologie di innesto e ingegneria genetica che possono facilmente alterare la percentuale del THC, che sarebbe il principio attivo presente nella cannabis, sino a 10 volte superiore, mettendola così al pari o poco al di sotto di altre droghe ritenute pesanti. E quindi gli effetti della cannabis, brevemente, sono: l'uso frequente della cannabis provoca una riduzione della capacità di apprendimento, come vi dicevo prima, danneggiando sia l'abilità di memorizzare eventi, concetti, sia di richiamarli alla memoria. Quindi è come se ci fosse un vuoto mnemonico nella mente dei ragazzi. Difficoltà poi c'è a spostare l'attenzione da un concetto all'altro, da un pensiero all'altro, da un oggetto all'altro. E quindi c'è proprio un rallentamento di quelle che sono le funzionalità del pensiero e dell'attenzione. E da uno studio appunto di Soloway del 2002 c'è proprio un ostacolo nel focalizzare su concetti essenziali. Si rimane come annebbiati o più o meno una vaga idea di quello che sto dicendo, dell'attenzione che sto portando ad un concetto, ma non riesco a fare il focus sull'attenzione. E da qui poi problematiche inevitabilmente scolastiche, inevitabilmente sociali. C'è una diminuzione della coordinazione e dell'equilibrio, c'è un rallentamento del tempo di reazione, c'è una riduzione della sensibilità e dell'euforia per i risultati raggiunti.
Quindi l'entusiasmo o è ridotto o è del tutto assente e si rimane insoddisfatti, in ansia, come se non si fosse raggiunto nessun obiettivo, che sia scolastico o extrascolastico. Altri effetti sono che c'è un alto rischio di incremento della mortalità indiretta, semplicemente per un aumento della probabilità di incidentalità, sia sui luoghi di lavoro, se parliamo di adulti o nella scuola, se parliamo di ragazzi, incidentalità stradale, domestica, criminale, suicidaria, legato alla mancanza di attenzione e proprio di stabilità psichica. C'è un aumento, secondo uno studio italiano, però che è stato pubblicato sul Journal of Psychopathology, c'è un aumento del rischio di sviluppo di psicosi e di sintomi psicotici. Quindi, come vi accennavo prima, che la cannabis e sostanze psicoattive comunque amplificano un disagio che è presente già nella persona, un disturbo che è già presente nella persona. E in questo caso gli studi sono stati fatti sugli stati, lo sviluppo di stati psicotici. Lo studio poi di Dunedin della Nuova Zelanda dimostra chiaramente l'ordine di precedenza temporale tra uso di cannabis e sintomi psicotici, persino dopo aver considerato i sintomi psicotici infantili che precedono l'uso della cannabis. Quindi, a parità di condizioni iniziali, si è dimostrato che ragazzi che fanno uso di cannabis sviluppano precocemente e in maggior quantità sintomi psicotici. Inoltre, negli adolescenti può compromettere la normale maturazione cerebrale e i rischi sono molteplici, tipo sindrome demotivazionale, diminuzione del quoziente intellettivo, effetti sul coordinamento psicomotorio, maggiore possibilità di manifestare sindrome psicotiche, pensieri suicidi. Quindi anche qui su uno studio neozelandese. Il secondo aspetto dei fattori sociali che predittivi dell'uso della cannabis è appunto l'accettabilità della cannabis a livello sociale. Ovvero, indagini scientifiche dimostrano che se la disapprovazione sociale nei confronti della cannabis diminuisce, ne aumenta il consumo inevitabilmente. L'accettabilità sociale, infatti, tende a sminuire gli effetti tossicologici della cannabis, con l'effetto di una diminuzione della percezione del rischio di pericolosità di questa sostanza e quindi un maggior consumo. Quindi il ruolo della società è proprio quello di non dare per scontato che non abbia un effetto sull'individuo, ma la società in generale deve essere produttrice di una cultura della prevenzione, e lo vediamo, dove deve disapprovare tutte quelle sostanze, quelle metodologie, quegli strumenti, quelle tecniche che sono dannose alla salute psico-emotiva, nonché fisica della persona. Nel momento in cui c'è una diminuzione della percezione del rischio, perché la cannabis normalmente è accettata quasi nell'uso comune, sia nelle famiglie che nel gruppo dei pari, ecco, questo porta i ragazzi a dire a se stessi, tanto non fa male. E questo porta a un maggior aumento del suo utilizzo. E quindi non più a un uso, ma a un abuso della cannabis. Tra i fattori che rafforzano la disapprovazione sociale, troviamo la presenza di norme legali contro l'uso di droghe. Troviamo anche la scarsa disponibilità della sostanza sul territorio, quindi leggi che possano impedire l'importazione o la produzione di questa sostanza. Un atteggiamento contrario all'uso di droghe da parte della società, da parte del gruppo dei pari e da parte dei familiari. La presenza nella società di modelli di prevenzione. E quindi modelli di prevenzione. Che cosa intendiamo per prevenzione? Intendiamo che la prevenzione sia necessaria a tutti i livelli, dal macro al micro, dal sociale al trattamento della persona, quindi individuale. E cosa possiamo trovare a livello sociale se non leggi normative che possano difendere la salute dell'individuo? Come prevenzione si potrebbero, e sono già in atto, dei piani d'azione per diffondere una cultura sociale, e questo è molto avvantaggiato in questo senso tutte le ricerche
le rassegne fatte e portate avanti dal Dipartimento di Politiche Antidroga, dove sono stati proprio strutturati dei piani d'azione per diffondere una cultura sociale del concetto di salute, intendendo per salute, questo dall'OMS, dall'Organismo Mondiale della Sanità, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia. Cioè significa dire non sono malato, non significa dire sono sano, non equivale a dire sono sano. Ma essere sano riporta a tutta una serie di fattori psicologici e emotivi che possano portare benessere. Benessere non è assenza di malattia, ripeto. Bisognerebbe andare sempre più nel profondo nel creare piani di azione per diffondere nelle istituzioni, che sono famiglia e scuola, la conoscenza delle conseguenze generate dalla cannabis sull'assetto psicofisico della persona e su quello relazionale. Come minimo bisogna informare i ragazzi degli effetti che la cannabis ha sul loro corpo e sulla loro mente. E quindi rendere disponibile e socialmente accettato l'uso della cannabis significherebbe incrementare un grave problema di sanità pubblica, esponendo i giovani a rischi e danni in grado di minare il loro futuro e la loro vita. Presso l'istituto per cui siamo docenti, Istituto Universitario di Ricerca Scientifica, l'Istituto di Psicologia del Dipartimento di Scienze della Salute dello IUS Santa Rita ha condotto ricerche e approfondimenti in merito all'uso della cannabis. Si possono riassumere i dati affermando che in soggetti sani la causa principale che genera e amplifica i fattori predittivi che vi ho mostrato prima, riscontrati nella letteratura scientifica e che crea il terreno fertile all'utilizzo della cannabis, sia da parte dei giovani che da parte degli adulti, è riscontrabile, e questa è una causa primaria a tutte le altre, in un pieno emozionale. E vedremo dopo insieme al professor San Marco cosa intendiamo per pieno emozionale. Un pieno che supera il livello di tolleranza individuale e genera un conseguente... Perché se non svegli la persona. Un conseguente sviluppo. Squilibrio psichico che permette maggiore vulnerabilità all'uso di sostanze psicoattive. E infatti adesso, oltre abbiamo visto fattori sociali, abbiamo visto fattori individuali che sono predittivi dell'uso e abuso della cannabis. Adesso chiamerò il professor San Marco, per cui ci illustrerà le cause, la causa primaria che porta poi cause secondarie, individuali e sociali, che porta poi i ragazzi all'uso della cannabis. Io vi ringrazio e lascio la parola al dottor San Marco. Grazie.